Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono qui per parlarvi di ETTR, Expose to the Right. Prima di partire ragazzi vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Che cos'è l'ETTR? Come ha detto, questo acronimo sta per Exposing to the Right, esporre verso destra, laddove per destra si intende naturalmente la parte destra dell'istogramma, dove si trova la zona delle alte luci, per cui sovraesporre, prediligere i dettagli delle alte luci piuttosto che quelli delle ombre. Infatti si è visto che sovraesponendo leggermente la ripresa e abbassando poi l'esposizione in post-produzione, l'immagine tende ad apparire più ricca di dettagli rispetto ad un'immagine esposta correttamente. È chiaro che bisogna andarci coi piedi di piombo, non dobbiamo arrivare a bruciare le alte luci naturalmente. E ETTR prende il nome dal fatto che un'esposizione realizzata così presenta un istogramma spostato appunto verso destra, verso la zona delle alte luci. Ma perché nella zona delle alte luci tendiamo ad avere più dettagli che nelle ombre? Per questa spiegazione devo ringraziare Fotografare in Digitale, che ha prodotto un articolo fantastico. Supponiamo che una reflex digitale abbia una gamma dinamica pari a 5 stop. Gli stop più alti, quelli più luminosi, contengono molti più valori tonali rispetto agli stop meno luminosi, addirittura la metà. Il motivo è legato al tipo di sensore, CCD o CMOS. Questi sensori per ogni stop memorizzano la metà delle informazioni del precedente. Quindi, prendendo sempre esempio un sensore con 5 stop di gamma dinamica, il più luminoso memorizzerà la metà del totale dei valori tonali. E se il numero degli stop a disposizione fosse superiore a 5, ogni stop alla sinistra del quinto avrebbe ancora meno informazioni. Va da sé che lo stop più importante per quanto riguarda le informazioni memorizzate è il più luminoso. E se quando fotografiamo, facciamo delle riprese, evitiamo di usarlo, ovvero scattiamo una foto, facciamo una ripresa con un istogramma non solo centrato ma magari anche spostato verso sinistra, verso la zona delle ombre, stiamo riducendo drasticamente la gamma dinamica della macchina fotografica, perdendo di conseguenza parecchie informazioni. Per cui quello che andrebbe fatto per catturare la maggior parte possibile delle informazioni sarebbe ottenere appunto un istogramma spostato il più possibile verso destra senza arrivare a bruciare le alte luci. In quel caso lì perderemo informazioni appunto nelle alte luci che diventerebbero completamente bianche. Sto guardando qua perché c'ho un softbox che mi illumina e che mi ha appena accecato. E una cosa che io qualche anno fa non sapevo, ragazzi, è che l'istogramma che vediamo sullo schermo delle nostre camere quando andiamo a rivedere una foto è un istogramma relativo all'immagine JPEG, quindi già processata dalla camera. Se noi scattiamo in RAW, è chiaro che in post-produzione avremo ancora un po' di spazio ulteriore per agire nella parte destra dell'istogramma. E inoltre va ricordato che gli effetti del bilanciamento del bianco influiscono anche sull'istogramma, quindi se vogliamo sfruttare l'ETTR dobbiamo ricordarci di effettuare il bilanciamento del bianco già in camera, anche se scattiamo in RAW. Se esponiamo verso destra e poi andiamo a correggere il bilanciamento del bianco in post-produzione, rischiamo di spostare ulteriormente verso destra l'istogramma ed arrivare a bruciare le alte luci, rischiando di perdere informazioni importanti. È chiaro che ci sono situazioni nelle quali è ammissibile avere delle alte luci bruciate, ad esempio quando effettuiamo delle fotografie di notte e compaiono, ci sono dei lampioni nella scena, è chiaro che la luce dei lampioni sarà bruciata, ma è normale. Dipende sempre, ragazzi, da quello che vogliamo ottenere da una fotografia. È chiaro che un istogramma spostato o verso il centro o comunque verso la zona delle ombre non è detto che sia sempre un errore, anzi, dipende dalle nostre scelte artistiche. Inoltre, questo articolo spiega una cosa molto interessante, ovvero che naturalmente per sfruttare questa tecnica dell'ETTR si guarda all'istogramma della fotocamera oppure alla funzione che è presente in molte camere, quasi tutte credo, ovvero il blinking. È quella funzione che quando andiamo a rivedere la foto sullo schermo ci mostra le zone con le alte luci bruciate. Però come ho detto prima, l'anteprima che vediamo sullo schermo della fotocamera è un'anteprima in JPEG, mentre invece quando noi, se scattiamo in RAW, andiamo in post-produzione, avremo ancora margine di intervento. E infatti spesso e volentieri io la noto questa cosa, l'anteprima JPEG magari mi dà molte zone bruciate, però sapendo questa cosa, che scattando in RAW poi abbiamo più spazio in post-produzione di intervento,
Quando in effetti apro il file RAW su Lightroom, ecco che le zone con le alte luci bruciate non ci sono più. Per cui con questo voglio dire che se guardiamo solo l'istogramma per sfruttare questa tecnica ITTR, rischiamo di non sfruttare appieno la capacità della gamma dinamica della nostra fotocamera. Tant'è vero che ultimamente si parla di EBTR, Exposing Beyond the Right, a specificare che spesso e volentieri un'immagine che ci appare clippata, ovvero con le alte luci bruciate sullo schermo di anteprima della nostra fotocamera, in realtà quando la apriamo in RAW sul computer è perfettamente gestibile. Tutto questo però è vero quando noi andiamo a scattare agli ISO nativi della fotocamera. Se bisogna aumentare gli ISO perché magari la luminosità della scena è troppo bassa, introduci, esatto, rumore. E in questo caso il guadagno di segnale che si avrebbe dall'esporre verso destra sarebbe compensato dal rumore introdotto dall'incremento degli ISO. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video, e a me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!